Bentornati alla condivisione settimanale della parola di Dio della domenica. Siamo alla festa della trasfigurazione di Gesù ed è una festa la quale sottolinea ancora una volta dopo i Vangeli delle ultime domeniche l'importanza, la centralità del Regno dei Cieli, perché l'immagine descritta nel Vangelo di Gesù che davanti ai discepoli si trasfigura con il suo corpo che diventa luminoso è un'immagine che richiama quella vita eterna, quella trasfigurazione del corpo che, alla quale anche noi parteciperemo grazie al Signore Gesù. La festa della trasfigurazione quindi ci richiama anche alla lode, alla gratitudine nei confronti della Santissima Trinità, perché grazie al sacrificio di Gesù, grazie alla sua risurrezione, alla volontà del Padre, anche noi saremo resi partecipi di questa realtà meravigliosa che è la casa del Padre. Immaginate le parole dell'Apostolo Giovanni nell'Apocalisse: lì non ci sarà più pianto né lamento e Dio tergerà le loro lacrime. Io quando immagino il Regno dei Cieli lo immagino proprio come la casa del Padre, il luogo dove nella luce, nella pace piena della grazia di Dio, insieme a tutti coloro che amo, a tutti i miei cari, parteciperò alla gioia eterna, senza avere più alcun timore. E questa immagine, accompagnata dalla luce dello Spirito Santo, che ci insegna a conoscere sempre di più il Regno dei Cieli, allora noi ci rendiamo conto, come vi ho accennato, ancora di più dell'amore di Dio, dell'amore della Santissima Trinità, dell'amore di Cristo, che ogni giorno nella Santissima Eucaristia offre se stesso al Padre per continuare a donarci questa partecipazione al Regno dei Cieli. Sia lodato Gesù Cristo.